Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan, turn the TV. Piccoli archeologi crescono, un progetto importante con le scuole presso la necropoli di Campovalano di Campli per far conoscere attraverso due cicli di incontri ai bambini delle scuole elementari l'archeologia e questo splendido sito archeologico che si trova a due passi da Campli, un'iniziativa del comune di Campli in collaborazione con l'associazione culturale Zefiro e con il Museo Archeologico Nazionale del Piccolo Centro in provincia di Teramo. Questo progetto Piccoli Archeologi Crescono l'abbiamo pensato noi del servizio educativo del Museo di Campli in collaborazione con il museo ed è sostanzialmente un mini corso di archeologia per bambini dagli 8 agli 11 anni, anche se poi abbiamo deciso di prendere anche bambini di fascia d'età un po' più piccolini. Questo progetto sostanzialmente si svolgerà in 3 giornate, il primo turno è già terminato, nella prima giornata c'è, come avete visto fuori, magari lo scavo archeologico, quindi i bambini saranno impegnati nell'indagine archeologica a terra, quindi in una situazione reale. Nella seconda giornata ci sarà l'attività di catalogazione dei reperti che oggi rinverranno e nella terza giornata infine faremo dei manufatti antichi, quindi con dell'argilla i ragazzi si cimenteranno nella realizzazione di vasi e di tavolette con la scrittura, quindi scriveremo anche in paleosabellico la scrittura dei Pretuzzi di Campovalano. È importante far conoscere a questi ragazzi delle scuole, insomma, qualcosa di archeologia, visto che di archeologia si parla molto poco a scuola. Sì, i progetti archeologici negli ultimi anni sono molto importanti perché riescono a far capire ai ragazzi la storia locale, quindi è davvero molto importante spingere i ragazzi in queste facilità ad interessarsi ai musei e comunque all'archeologia. I ragazzi sono davvero molto interessati non solo alla scoperta vera e propria dei reperti, ma anche a tutta la parte esplicativa che gli diamo dietro. Cerchiamo di spiegargli proprio il processo dell'indagine archeologica, quindi le unità stratigrafiche. Faremo anche delle schede di rilevazione e di catalogazione, quindi faranno davvero una bella fetta di parte del lavoro dell'archeologo reale. Noi abbiamo una storia di 3.000 anni e quindi è giusto che le nuove generazioni conoscano non solo il sito qui archeologico, ma che vengano sensibilizzati anche dal punto di vista educativo al rispetto della storia, delle nostre tradizioni, e quindi è un progetto che ritengo veramente molto importante e valido, che noi come amministrazione comunale abbiamo il patrocinio, insomma, di questo corso che stanno facendo i bambini come Piccoli Archeologi Crescono. E c'è anche il patrocinio del BIM, che ringraziamo, della Banca dell'Adriatico, è un'iniziativa validissima, quindi ringrazio anche l'associazione Zefiro. I ragazzi, i componenti dell'associazione, prendono anche molte altre iniziative valide che noi abbiamo ritenuto opportuno, insomma, supportare noi come Comune di Campli. Qui abbiamo questa storia così importante, abbiamo dei beni culturali architettonici che credo nessun altro comune della provincia di Teramo abbia, e non dobbiamo fare altro che valorizzarlo. Per valorizzarlo ovviamente dobbiamo coinvolgere le nuove generazioni. Proud of me, but sorry pops, you'll just have to wait. Oh yes, I said it 'cause I can. La storia di Campovalano è straordinaria perché ufficialmente il primo scavo ufficiale è nato nel 1967, perché uno dei contadini che lavorava a questo terreno aveva fatto una scoperta troppo importante di vasi di bronzo di notevole dimensioni,
e formalmente lui l'aveva subito nascosti a casa sua. Perché? Perché i contadini ancora allora, se gli toglievi la terra, cioè il lavoro, mezzo di sostentamento per tutta la famiglia, era una cosa molto molto importante, un pochino differente da come si intende oggi. E poi però si rese conto del valore di quegli oggetti, anche se lui era un semplice contadino, e denunciò il fatto ai carabinieri di Campri. Poi arrivò Gianmario Sgattoni, che all'epoca era un ispettore onorario proprio dei beni culturali, si rese subito conto della cosa straordinaria di questo evento proprio vero e proprio, di questo tesoro che si trovava sotto i suoi occhi, avvertì subito la soprintendenza di Chieti e da lì a poco cominciò la prima campagna di scavo. Parliamo di una necropoli che va dall'undicesimo al secondo secolo avanti Cristo. Sì, formalmente è così, anche se si è capito che nella realtà va dal tredicesimo secolo avanti Cristo al secondo secolo avanti Cristo, quindi diciamo c'è una forchetta di utilizzo un pochino più ampia. Quindi questo pone la necropoli di Campolano tra le più importanti d'Abruzzo, soprattutto per la quantità di tombe. Ne abbiamo scoperte, così si usa dire, insomma, no? Quando si aprono queste tombe, circa 600, poco più di 620, ma con le ultime tecnologie, diciamo sommariamente, originariamente con una fotogrammetria, con pellicole ultraviolette, si era capito che potevano starci intorno a 10.000 tombe. Oggi invece con delle tecnologie un pochino più avanzate, probabilmente su tutta la piana 15.000. Quindi cosa significa questo? Insomma, vi attende un lavoro incredibile? Sì, lavoro incredibile, però sempre nella giusta maniera, perché fin quando gli oggetti possono essere restaurati e conservati in un modo giusto, si può scavare, altrimenti no, perché è controproducente, cioè nel senso che quando si fa uno scavo nella realtà si distrugge, si distruggono le notizie possibili immaginarie. Quindi nonostante che questa tecnica di scavo, diciamo queste più moderne, ci permettono di acquisire veramente un dato di notizie straordinarie, però una volta acquisite le notizie poi l'hai distrutta la tomba. Per esempio nel 67 si raccoglievano delle notizie molto meno di quelle che si raccolgono oggi, quindi è giusto andare con parsimonia a fare questi benedetti scavi, perché è giusto lasciare qualcosa anche per il domani, che probabilmente ci sarà più cognizione di causa anche per gli scavi. Farina, alle nostre spalle vediamo un esempio di tomba del re con un carro. Vogliamo un attimo parlare di questa tomba che si trova alle nostre spalle? Beh, intanto questo tumulo è straordinario, c'è un tumulo di 25 metri di diametro, in un'altezza quasi di 7 metri, cioè, è incredibile, è un monumento vero e proprio, anche se è una ricostruzione questa che noi vediamo qua, però è una ricostruzione fatta con scientificità, perché la tomba e gli oggetti sono realizzati su quelli veri, sul sito vero dove sono stati trovati. Quindi diciamo che gli oggetti veri quindi stanno al Museo di Campri. Qui si è ricostruita nel luogo e proprio formalmente come era, come venivano depositati questi oggetti quando è stato inumato questo che noi chiamiamo re, perché è una delle tombe più ricche e diciamo anche più grandi. E quindi questo è veramente molto molto particolare. Intanto per la presenza del carro. Il carro è un elemento straordinario, un elemento di forte tecnologia per l'epoca, di straordinaria tecnologia per l'epoca.
Quindi pensate che tutti conosciamo il carro, la famosa biga dai tempi egizi, romani, greci, però in pochi sanno che nella realtà questa conoscenza deriva dalle pitture, dal sapere, ma gli oggetti ritrovati veri e propri dall'India al Sud America ne sono poco più di 300. Qui a Campovolano ce ne abbiamo trovati 5. Quindi veramente questa era una popolazione sicuramente molto molto ricca, infatti una piana come questa veniva utilizzata come cimitero per oltre 1000 anni, quindi non erano agricoltori, erano piuttosto allevatori. Oltre alle tombe in questa necropoli di Campovolano avete rinvenuto e ritrovato altri reperti che non siano tombe? Allora, intanto abbiamo trovato quella che noi chiamiamo la Via Sacra, che è una via VII secolo, sempre dovrebbe essere, VII-VI secolo a.C. Poi naturalmente questo è un cimitero, quindi è difficile trovare qualche altra cosa. Abbiamo trovato in una zona limitrofa, proprio vicinissima a questa piana, sulla stessa piana, però non più cimitero, è un villaggio, però un villaggio ancora più antico, di circa 1000 anni, quindi un villaggio italico su Palafitte. Questa campagna di scavo per trovare anche i villaggi presume di finanziamenti, delle spese che naturalmente il ministero non sempre può sostenere. Info box. Info box.